L'Avezzano cerca di sfatare il tabù dello stadio dei Marsi, davanti però c'è un avversario di assoluto rispetto, la Vigor Senigallia, seconda in classifica nel girone F di Serie D. Passano in vantaggio i marsicani al 25esimo del primo tempo, dopo una prima parte di match priva di grandi occasioni, pallone giostrato di testa con i giri giusti da parte di Battaglie, Sissé si invola e con il destro conclude davanti a Sarti, chiudendo per l'1-0 dell'Avezzano Calcio. Nella prima frazione non succede nient'altro e siamo già nella ripresa quando Zanon arpiona la sfera sulla destra, pallone concluso in una via di mezzo tra un tiro e un cross, è il 2-0 che inganna ancora una volta Sarti e che permette all'esterno ex Pescara di portare a casa il terzo centro stagionale. Prova a reagire la Vigor con il tiro di Kergiota ben parato da Coco, dall'altro lato ancora Avezzano, ancora una conclusione di Battaglie fuori di pochissimo. Sul contropiede seguente Dos Santos la mette in mezzo per il neo entrato Corrado, che con il mancino supera Sarti e trova all'esordio il suo primo gol in biancoverde. C'è spazio per la rete della bandiera della Vigor Senigallia, pallone deviato in qualche modo sulla linea di porta e poi ribattuto di testa oltre la stessa da parte di Maggi Galluzzi. Allo stadio dei Marsi però non succede più nulla, il finale è Avezzano 3, Vigor Senigallia 1. Beh, risultato innanzitutto, è un risultato, una sconfitta abbastanza netta per quello che riguarda il numericamente. Mi soddisfa la personalità con cui abbiamo provato a giocare per tutta la partita. Dall'inizio siamo entrati in campo, credo, molto bene, abbiamo cercato di fare il nostro calcio e quindi abbiamo retto sicuramente anche da un punto di vista fisico il duello contro i nostri avversari e questo mi soddisfa. Non mi soddisfa il fatto che abbiamo creato molto poco, come dicevo prima, sicuramente anche merito dei nostri avversari. Non mi soddisfa aver preso gol in situazioni che sapevamo essere molto pericolose, perché sapevamo che la bravura di questa squadra che affrontavamo oggi in campo aperto era devastante, perché comunque è una squadra organizzata anche molto bene da questo punto di vista, quindi dovevamo essere sicuramente più attenti. Ci è mancata la lucidità nelle scelte finali, sicuramente. Ci è mancata non siamo stati anche forse bravi, ma molto anche merito dei nostri avversari, non ci hanno fatto trovare l'uomo libero magari per l'ultimo passaggio. Ci hanno fatto palleggiare in alcune zone di campo e non ce l'hanno permesso in altre, e quindi manca poi la parte finale, quella più pericolosa, e su quello ci siamo mossi non bene e ci hanno comunque limitato molto bene i nostri avversari. Mister, allora finalmente sfatato il tabù tra virgolette del De Marzi. Sfatato il tabù, diciamo che erano lontane quelle due belle vittorie contro Monte Giorgio e Roma City. Erano passati 2 mesi e in questi 2 mesi però la mia squadra aveva fatto e ha fatto un percorso da prima della classe in trasferta. È la squadra prima in classifica in 15 giornate per i punti totalizzati, quindi si era creato un percorso meraviglioso in trasferta e eravamo veramente sofferenti e dispiaciuti perché non ci riusciva a vincere davanti ai nostri tifosi, davanti alla nostra gente. Penso che miglior prestazione, miglior vittoria contro una grandissima squadra, perché la Vigor ha costruito un percorso importante, non è seconda per caso, e oggi ha trovato un grandissimo Avezzano davanti e oggettivamente i miei hanno svolto una prestazione esemplare come l'avevamo preparata, e devo essere sincero, faccio solo i complimenti ai ragazzi. Beh, un uomo oggi non c'è, perché penso che il migliore in campo è stato l'Avezzano Calcio. È stata fatta una prestazione quasi perfetta, perché il gol subito negli ultimi minuti non mi piace mai, però ci può stare un attimino di calo di tensione dopo il 3-0, però qui si cerca il pelo nell'uovo. Io dico che oggi veramente questa squadra ha fatto una grandissima prestazione, ma soprattutto i 25 punti in 15 giornate. Io devo dire che si è svolto, io, lo staff, il presidente, la società, i ragazzi, il direttore, fino adesso si è svolto un lavoro importante, un lavoro bellissimo. Io penso che nessuno dei nostri tifosi a inizio campionato poteva pensare che a Natale questa squadra era a 2 punti dal secondo posto.